Un filo diretto con il Giappone per condividere esperienze e progetti di ricerca. Nella sala giunta del Comune ha preso il via, su impulso del professore di fisica alla Federico II Paolo Strollin, il gemellaggio tra la Shizuoka Kita High School e tre istituti di Napoli e provincia. 15 studenti campani parteciperanno con i loro docenti al Forum Internazionale su Energia, Ambiente e Biodiversità, in programma dal 26 al 29 agosto a Shizuoka, vicino Tokyo, per illustrare i progetti scientifici condotti nelle loro scuole. Per me fare scienza vuol dire anche coinvolgere persone e soprattutto i giovani, e quindi da questa lunga collaborazione con il Giappone per la ricerca scientifica nella fisica del neutrino è nata l'idea di coinvolgere non solo gli studenti universitari ma anche gli studenti di liceo. È partito fortissimo, con grande entusiasmo da parte degli studenti, da parte degli insegnanti e da parte delle comunità locali anche. È una grande speranza per il futuro. Speriamo di aver fatto partire un processo di internalizzazione degli studenti, partendo dall'internalizzazione della ricerca. Dopo la cerimonia di gemellaggio e la presentazione del progetto, studenti ed alunni giapponesi visiteranno i laboratori dell'Università Federiciana e dell'Istituto di Fisica Nucleare e poi l'Osservatorio di Capodimonte. È un tentativo di far interagire veramente i saperi delle scuole, non soltanto i ragazzi, il che già di per sé sarebbe importantissimo, però naturalmente se allo scambio di esperienze aggiungi quello di competenze, costruisci un futuro in cui gli studenti italiani, i napoletani, mi auguro, vanno fuori per incontrare gli altri e non per emigrare.